Diamo spazio alle interazioni di coloro che ci seguono perché Andrea prima ci faceva una domanda inerente all'Everton. L'Everton, caro Adam, sicuramente ha cambiato di gran lunga mentalità dall'arrivo di Carlo Ancelotti. Sono arrivati giocatori importanti come Haaland dal Napoli, come James Rodriguez dal Real Madrid, ma soprattutto c'è stata finalmente l'esplosione di Calvert-Lewin, Dominic Calvert-Lewin, che dicevano tutti sì, è forte, però segna pochi gol. Invece in questa stagione, per il momento, ne ha fatti 11 in 10 partite. Quanto merito c'è di Carlo Ancelotti in tutto questo? O la cosa è casuale? O sarebbe esploso comunque, secondo te? Forse mi ha avuto un po' di aiuto dal campanile acquisti di Ancelotti in questa stagione, che ha un po' di servizio in più, diciamo, davanti, che arrivano magari più servizio dal centrocampo. Poi ha aiutato anche che Richarlison sta facendo una grande stagione adesso, quindi avere qualcuno accanto che veramente si divide il peso tra i due. Non so, Everton, non so, Champions League ci sta, ma l'unica cosa, piccolo piccolo dubbio, è che diciamo che Everton magari se soffre di qualche infortunio in più o qualche squalifica soffre un po'. Abbiamo già visto questo in stagione, durante la stagione, che Everton non ha mai vinto una partita. No, come si vuole? Allora, quando Everton non ha mai vinto una partita quando è assente Richarlison. È successo anche così quest'anno, che è stato espulso contro Liverpool e non ha vinto. Poi quando c'erano gli infortuni in difesa di Seamus Coleman e Lucas Digne, anche qui Everton era in difficoltà a vincere, quindi non so se Ancelotti riesce a tenere, diciamo, la squadra base senza troppi infortuni e squalifiche. Non so, una possibilità ce l'ha per arrivare tra i primi quattro. Quindi vedo una, non lo so, in queste sette sorelle inglesi, forse si sostituisce Arsenal con Everton, non lo so, ma è presto da dire che la stagione ci ha già dato tante sorprese. Sì, è assolutamente presto. Certo è che lo meriterebbero di gran lunga i tifosi dei Toffymen, perché poi il destino è veramente strano. Loro negli anni Ottanta vinsero per ben due volte il campionato inglese, ma c'era la squalifica dei club del paese di Sua Maestà per i noti fatti dell'Heysel dopo la partita Juventus-Liverpool. Quindi le due volte che l'Everton vinse il campionato non poté partecipare alla Champions League. Ci fu anche un anno in tempi recenti, forse 20 anni fa, che l'Everton perse il preliminare di Champions League dopo essere arrivato quarto. Quindi non ha mai assaporato la musichetta della Champions, non ha mai assaporato la Coppa dei Campioni. E a questo punto, dopo tante sofferenze sportive, soprattutto anche figlie delle vittorie dei concittadini del Liverpool, i tifosi dell'Everton lo meriterebbero sicuramente. Io personalmente, sia per Carlo Ancelotti, sia per la squadra, mi auguro che in tempi brevi possa arrivare in Champions League. E tu hai evidenziato un problema molto importante che patiscono gli infortuni. Evidentemente questo è anche da attribuire al fatto che bisognerà intervenire sul mercato e creare una panchina adeguata a questo tipo di squadra. E poi oltretutto comunque l'Everton, ricordiamo che nell'ultimo turno contro l'Arsenal ha vinto per 2-1, ha segnato anche Jerry Mina, che tu non hai citato, ma è un ottimo giocatore, uno di quei difensori che 3-4 partite l'anno te le risolvono, perché sono quei giocatori che con le loro incursioni di testa possono risolvere tante partite.